Vai. Mister, mi collega se sbaglio, ma dal punto di vista tattico questa è la squadra che mi ha provocato di difficoltà in questo primo scorcio d'annata. Sì, la squadra più difficile da incontrare anche nel momento più difficile, perché venivamo da una rincorsa che ci ha levato tante energie e oggi le energie non ce n'erano tante, e quindi trovare i tempi di aggressione contro una squadra che muove palla veloce come loro non era semplice. Lo sapevamo, e sapevamo che era la partita più difficile, e quindi il risultato poi credo tutto sommato sia giusto, perché se guardiamo le occasioni il primo tempo, poi paradossalmente abbiamo avuto più occasioni noi. Sapevamo che era una squadra difficile, quindi siamo consapevoli che è stata una partita difficile, che abbiamo tirato fuori un risultato secondo me importante per tutto quello che abbiamo fatto prima. Credo che i ragazzi si meritano un applauso per questo girone d'andata, perché hanno tenuto il piede sull'acceleratore costantemente. E siamo arrivati un po' stanchi a questa sosta che è giusto prendercela tutta, staccare un attimo la spina per poi ripartire. Paradossalmente è la stessa domanda che ho fatto all'allenatore di Bologna: una squadra che gioca bene come il Cavolano, no? Gioca per frammentare il gioco degli altri, se trova una squadra così si trova un po' a mal partito, nel senso che il Bologna gioca bene con le squadre che gioca bene. Sì, credo che in un altro momento avremmo giocato meglio anche noi. In questo momento qua del campionato noi eravamo consapevoli che eravamo un po' sulle gambe, e quindi trovare una squadra brillante, brava tecnicamente come questa, se non stai bene fisicamente rischi di andare molte volte a giro a vuoto, e quindi noi sulle pressioni oggi delle volte ci siamo arrivati tardi e questo ci ha fatto correre, e correre in questo periodo, in questo contesto qua, non è semplice. Sono stati anche degli episodi controversi, non so se ne vogliamo parlare, poi ma sono cose andate. Sì, ma quando si fa poi pare e patta, secondo me si sbaglia due volte, però ci sono state delle valutazioni sia per loro che per noi un po' così, perché il secondo gol loro era viziato sicuramente da fallo su Losicco, e forse anche il gol nostro può essere stato così, però la partita stava prendendo una piega diversa, perché noi abbiamo preso il secondo gol sul nostro migliore momento, dove sembrava che avevamo preso un po' le misure, ripartivamo bene, vabbè, però va bene, insomma, va bene così. Comunque sia, questa annata sta procedendo bene, perché il Cavolano è in corsa su tutti i fronti, dall'altro questa squadra e anche questa società si dimostra affidabile, perché se non sbaglio aveva concluso terza in classifica lo scorso campionato, adesso più o meno siete lì, quindi tutto va bene, mi verrebbe da dire. Sì, ma credo che è giusto essere contenti sapendo che possiamo fare qualcosa di meglio, e quindi lavoreremo per cercare di fare qualcosa di meglio. Personale, dove trascorrerà le vacanze di Natale, mister Marconi? A casa, a casa, anche perché ci sono poco, quindi starò a casa a godermi la famiglia, i nipoti.